ufficiale, sabato santo e Pasqua. C'è un titolo, Trianon Rock, il rock al Teatro del Popolo. Adesso ci parlerà lui stesso di questi due eventi che si presentano con organici e programmi diversi. Vabbè, come sapete io ho adottato sempre formule nuove. La prima formula che ho adottato, che sono stato costretto veramente ad adottare, è quella della One Man Band, cioè io da solo, tamburello a pedale, armonica, chitarra e kazoo, una specie di trombetta. La formula One Man Band sono stato costretto ad adottarla perché dovete sapere che quando feci l'album Non farti vedere le braccia, lo feci con la Ricordi, e vi confesso che pensavo che era una cosa di che mi avrebbe portato dei vantaggi, successo, insomma, che ognuno di noi aspira al successo. E dentro c'erano le canzoni come Un giorno credi, Campi e Flegrei, Una settimana un giorno, Rinnegato, Detto tra noi. Soltanto che dopo un paio di mesi che era uscito l'album, fece una presentazione alla stampa più o meno come quella di oggi, di stasera, e c'erano tutti gli addetti ai lavori. A un certo punto, dopo due mesi, il direttore della Ricordi mi disse: senti Edoardo, purtroppo la RAI ha detto la tua voce è sgraziata, è sgradevole, quindi aggi pazienza, levati dai piedi, perché noi non possiamo far niente, noi siamo un'entità discografica, noi dobbiamo passare attraverso le forche caudine dei media. Quelli della RAI hanno detto la tua voce è sgraziata, ripeto, e quindi fai l'architetto, laureati e noi non possiamo fare più niente per te. Mi dette il ben servito. Allora, vi dicevo, proprio col tamburello a pedale, l'armonica e il kazoo che mi ero costruito, il tamburello a pedale mi ero costruito a Londra. A un certo punto mi giocai l'ultima carta, mi piazzai a Roma, di fronte alla RAI, passando dei giornalisti di un giornale che era un po' il Vangelo dei ragazzini, Ciao 2001, mi mandarono a Civitanova Marche, dove c'era tutta l'intelligenza culturale, non molta gente, un migliaio di persone, però quelli che contano, e quindi mi dettero loro una patente, feci dei pezzi da pazzaglione, tipo ma che bella città, sento l'acqua alla gola, forse è un colpo di mano, forse è stata la scuola. Io venivo di là, ma che bella città, quanti libri di storia, tutta la civiltà, c'è un elenco di buoni, i cattivi di là sono tutti schedati, ma che bella città, sul giornale c'è scritto, puoi fidarti di me, il peggiore di tutti si è scoperto chi è, alle ore contate, ma che bella città, ecco, pezzi di questo tipo. Oppure salviamo il salvabile, abbiamo fatto una bella riuscita a questo punto, la melia variata, io me la vedo brutta, ma salviamo il salvabile, tamburello a pedale. E quindi a Civitanova Marche, vi dicevo, mi dettero la patente. E quindi cominciai a frequentare tutti i festival rock di lotta continua, Avanguardia Operaia, Tienimi che ti tengo, Chi più ne ha più ne metta. Feci subito capire che non sventolava nessuna bandiera, soltanto la bandiera della musica, del rock and roll. Ecco, il rock and roll deve essere assolutamente al di fuori degli schemi, sopra le parti, non deve concedere niente alle fazioni politiche. Quindi il pezzo è di quel periodo, arrivano i buoni, finalmente hanno capito che qualcosa qui non va. Arrivano i buoni e dicono basta a tutte le ingiustizie che finora hanno afflitto l'umanità. Senza servi né padroni, senza guardie ed assassini, d'ora in poi tutti uguali. Una nuova era comincerà. Arrivano i buoni ed hanno le idee chiare. Ed hanno già fatto un elenco di tutti i cattivi da eliminare. Ecco, pezzi di questo tipo, proprio per far capire che... Volevo dire una cosa, che è passato molto tempo, ma non è cambiato niente. Perché Salviamo il salvabile sembra un pezzo scritto ieri, anzi oggi. E quindi la prima sera iniziamo con questa formula del One Man Band, anzi veramente prima il quartetto d'archi è una formula che mi sono sempre in quel periodo mi sono inventato, perché volevo comunque ribadire la mia napoletanità, cioè la mia italianità soprattutto. La formula del quartetto d'archi, tanto per intenderci, è due violini, viola e violoncello, è una formula classica, e nel mio repertorio ci sono dei pezzi che si prestano a tutto questo, tipo In fila per tre, Dotti, Medici e Sapienti, tutte canzoni rossiniane. Poi sempre con il quartetto d'archi farò dei pezzi che ho fatto qualche anno fa per MTV Storytellers, in cui c'è anche la band, quindi pezzi come La Fata, come Non farti vedere le braccia, in cui oltre al quartetto d'archi c'è anche la band. E poi magari cercherò
adesso vedremo i mezzi che ho a disposizione, di finire con la band e i pezzi di Joe Sarnataro, Obilio Galacco, Nisciune, Agente è buona, Sotto gli Alagusta, che c'è sta, che parlano degli eterni problemi di Napoli, di questa città. Igo Babiloni, Aroppo Sfiristeri, levamoci Ospizia, appicciamo pure Palazzo e Giustizia, Igo Babiloni, 1992. Ogni tanto qualcuno mi chiede, ma come fai a prevedere le cose? Ma non è che sono un indovino, cioè basta osservare, girare per la città, capire certi meccanismi e poi scopri che quello che tu dici, come dice Giorgio, si avvera, ma non è che sia un veggente, assolutamente. La seconda sera invece sempre incomincio sempre con One Man Band, perché quella è una formula che adotto sempre, è il denominatore comune di ogni concerto. E poi invece arriva la rock band con tutti gli annessi e connessi. Giuseppe Scarpato alla chitarra, penso che in questo momento sia il chitarrista più forte che c'è in Italia. Magari fate un'indagine, un'inchiesta, verificate. E poi Gennaro Porcelli, anche lui napoletano, chitarrista blues che spesso va in America a suonare il blues. Poi Roberto Perroni alla batteria, napoletano anche lui, anzi il maestro di batteria di mia figlia Gaia, che ha 7 anni. E poi al basso Patrick Duenas, cubano di Guantanamo, che però ha vissuto a Miami e ha suonato con Ziggy Marley e con Steve Wonder, con tanta gente. E poi alle tastiere Raffaele Lopez. Raffaele Lopez è uno che ha sempre suonato nelle rock band a Napoli, in giro, però anche direttore d'orchestra, per cui a me mi ha colpito qualche mese fa che lo vedi dirigere a Ferrara la grande orchestra sinfonica con 100 elementi. Per cui lui riesce a coniugare il rock, le nuove tendenze, la musica energetica del rock con la musica classica e con la cultura classica. Più o meno questi sono i due concerti, differenziali anche perché, essendo due date, era giusto differenziarli, anche per divertirmi, perché io immagino divertirlo in prima persona per poter sperare di divertire gli altri. 40 anni di musica, perché proprio 40 anni fa c'è il primo disco, infatti che è verità. Volevo sapere se ci sono delle domande, delle cose, se volete che chiudiamo qualche altra curiosità, volevo sapere se qualcuno ci aveva delle... Sì. No, volevo sapere se c'è qualcuno che ha delle domande da fare, se c'è qualcuno che ha qualcosa da chiedere, facciamo girare il microfono. Sì, senti qua però... No, magari se ti avvicini, esatto, forse è meglio. Se tieni il microfono vicino a me. Negli anni '80 il campionato italiano diciamo che ci è andato a scemare un poco. Secondo lei perché ha avuto questo calo? Infatti anche sia la musica italiana che poi anche lei ha avuto diciamo negli anni '90 e anche tutto il campionato italiano proprio. È chiuso? Ok. Quindi che non so. Posso rispondere io? Per come... No, è la ragione è molto semplice, ma la ragione credo che non dipenda solo dalla proposta artistica, dipende semplicemente dai media, perché c'è stato, diciamo, l'esplosione delle televisioni musicali che erano fondamentalmente finanziate dalle compagnie discografiche che avevano un surplus di artisti internazionali da promuovere e per cui passavano solo i video di quegli artisti. E soprattutto il come questa è una cosa curiosa, no? Come il rimedio poi diventa peggiore del male, ma questa sarebbe l'occasione di scrivere un libro. Se voi ci pensate, il grande successo di Edoardo e di altri artisti che si sono affermati negli anni 70 a un certo punto è diventato un handicap, perché le radio cosiddette libere hanno passato solo la playlist, cioè le radio tutt'oggi passano solo quei 20 pezzi che sono in classifica, ma non perché sono in classifica, perché alcuni direttori artistici decidono che quelli sono i pezzi che devono andare in classifica, per cui tu non vieni passato. Diciamo che in questo momento
probabilmente con la democraticizzazione di internet e del web, questa cosa viene bypassata, perché oggi tu metti un pezzo sul web e ha una vita propria. E questo è anche l'evoluzione della televisione. Probabilmente oggi non ha più tanto senso fare televisione per promuovere la musica, lo dice uno che la fa per lavoro, ma ha molto senso fare una circolazione, come dire, orizzontale di pezzi che vadano sul web, pezzi che vadano nelle varie TV web, pezzi che vadano su internet. E devo dire, Edoardo lo sta facendo molto bene, ci sono su internet molti suoi contenuti, anzi io spero che magari qualcuno lo metta pure durante il suo concerto, i suoi concerti qui sabato e domenica. Faccio questo proprio, no, senza niente a pretendere. Faccio proprio a questo, mi voglio collegare ai talent show, che oggi se ne parla moltissimo, di che cosa ne pensa, se comunque la musica italiana è andata a finire. C'è un po' di... Insomma, si potrebbe scrivere un libro su questo, capite? Una conferenza su... Ok, va benissimo. Io penso, per quanto riguarda... Posso dire una cosa io? Posso dire che allora, se Edoardo si fosse presentato uno dei talent show di oggi, sarebbe stato scartato, no, forse non arrivava neanche alle semifinali, però la soddisfazione è che molti concorrenti dei talent show fanno i suoi pezzi, sono quei ragazzini di Ti lascio una canzone che fanno i pezzi di Bennato, peraltro in modo anche molto divertente. Vabbè, comunque, non so, so che comunque è in preparazione un nuovo album per quest'anno, può già dirci qualcosa? Sì, io ci provo sempre, attraverso un periodo di grande, meno male, creatività, per cui io li preparo i brani. Quindi, non so, se ci poteva già accennare qualcosa, già... No, ok. Che cosa? Sì, no. Anticipazioni da fare, non so. Su. Quando può uscire, Ma probabilmente uscirò io di senno, prima che qualcuno prenda in esame l'ipotesi di far uscire qualcosa, non so. Si dice uscire quando i pezzi vanno in radio. Io, non a caso, poco fa, ho parlato dell'album Non farti cadere le braccia. L'album Non farti cadere le braccia era, tra virgolette, uscito, presentato alla stampa, da Ricordi nel marzo del 73. Però nel maggio del 73 il direttore Ricordi me ne mandò, mi dette il ben servito. Per cui si presume nel nostro mestiere che qualcosa esca quando arriva la gente, attraverso i media. Sono i media che operano nel bene e nel male, che decidono quando una cosa ha da sci o quando una cosa deve essere censurata o nascosta. Quindi per questo ventennale dell'album farà qualcosa o no? Aspetterà i media a questo punto? Poco fa Giorgio diceva che in questo momento con il web, con la rete, si può bypassare. Non lo so fino a che punto, perché comunque c'è sempre una... Diciamo che nei decenni scorsi uno... si compra, cioè, l'hai sentito l'ultimo disco dei REM, oppure l'hai sentito l'ultimo brano di Bruce Springsteen. Adesso comunque noi veniamo intercettati dalla radio mentre siamo in macchina, è lì che veniamo colpiti da una nuova canzone, quindi le radio hanno un potere enorme, e questo potere se lo gestiscono in modo a loro piacimento, se senza per quanto riguarda, tu poco fa parlavi del cantautorato, io ho stima di tanta gente che fa il mio mestiere, diciamo che ho stima di Francesco De Gregori a livello proprio di testi, la capacità di mettere insieme testi e musiche. Lui, per esempio, in questo momento sul palco forse è meno dinamico, poi è stato sempre così, Francesco, cioè non è che concede molto alla platea, però comunque è fortissimo. Poi Pino Daniele è comunque energetico sempre,
bravissimo ed energetico. L'anno scorso, no, due stati fa, stavamo a Lampedusa insieme e osservavo appunto sulla banchia e osservavo tutti quelli che erano presenti, cioè anche alle prove. Pino Daniele, forte. Zucchero, forte. Francesco De Gregori, forte. Giovanotti, forte. Ah, vabbè, anche il mio amico Alex Britti, grande chitarrista. Isabella Barbato, Report Web. Una domanda molto scontata e banale. Qualche mese fa sei ritornato nel tuo quartiere, hai regalato uno spettacolo strepitoso, eravamo presenti tantissimi di noi qui. Un pensiero immediato su Sabato, se c'è una canzone che potrebbe raccontare quello che è successo purtroppo qualche settimana fa. Grazie. Vabbè, ma canzoni ce ne sono tante, sia quelle che chi è a fare, vendo Bagnoli, che la vuol comprare, Colline Verdi, Mare Blu, chi offre di più, in cui si parla della incapacità di noi bagnolesi di essere propositivi, di trasformare questa energia che abbiamo in esiste il progetto addirittura di un progetto di 100 anni fa. C'era un certo Lemon Tiang, un architetto napoletano degli inizi del secolo, del secolo scorso, che aveva disegnato questa, si chiamava il Rione Venezia. Tutta la zona di Coroglio doveva essere un centro di tipo Edenlandia o meglio ancora tipo Disney World. Addirittura prevedeva un canale navigabile con le barchette che da Mergellina arrivava fino a Coroglio. Pensate, cose pazzesche. Il vantaggio di Lemon Tiang è che lui, pur essendo napoletano, pur amando la sua città, era di origine scozzese, per cui il liceo, l'università andò a fare a Glasgow. Quando tornò, il suo atteggiamento, il suo modo di pensare, di vedere le cose, era nord europeo, quindi era uno del nord, uno nord europeo che amava la sua città e che faceva dei progetti. E questi progetti erano sicuramente progetti importanti, anche perché la vocazione naturale del territorio è quella del turismo. A distanza di un secolo io ripercorrerei le orme di Lemon Tiang, anzi è una proposta che ho fatto qualche giorno fa all'Ordine degli Architetti qui a Napoli, ristrutturare, riconvertire tutta l'area di Bagnoli in nome di questo progetto di Lemon Tiang che riguarda il passato. E poi avevo proposto sulle ceneri ancora fumanti della città della scienza di fare una mostra con tutti i disegni dei bambini delle scuole elementari, perché Lemon Tiang rappresenta il passato e comunque delle indicazioni che vengono dal passato, invece i nostri figli bambini rappresentano il futuro e tutti quanti noi ci auguriamo che il futuro di questa città sia migliore, sia sempre rispetto alla situazione di disagio attuale. È evidente che le cose sono destinate sempre a migliorare, purché si faccia un'analisi oggettiva della situazione, che non cioè, sgombrare il campo alla retorica, alle frasi fatte, ai luoghi comuni, ed essere veramente propositivi. Non è facile, non è facile nel contesto in cui ci muoviamo, in cui operiamo, però il mio mestiere è quello. Il mio mestiere fin dalla prima ora è stato quello di creare questa energia. Quando ho utilizzato l'album Io che non sono l'imperatore, in copertina ho messo il mio progetto alternativo per l'area urbana di Napoli, le linee di trasporto collettivo, il trasporto urbano e extraurbano. L'ho fatto proprio perché è importante che la gente comune prenda contatto con i problemi. Cioè, i problemi non sono non riguardano soltanto gli addetti ai lavori. C'è un filo invisibile, però solido, che lega gli operatori, gli addetti ai lavori, alle masse. Le masse condizionano il potere, anche in questo caso, anche in un campo specifico della progettualità, dei problemi urbanistici
E quindi il mio obiettivo è sempre quello di creare questa emozione intorno a un progetto, in questo caso intorno alla Città della Scienza. Quali sono i riferimenti alla Città della Scienza? Io nel 92 feci questo film in cui c'è Renzo Arbore che fa l'arguto intervistatore del nonno Don Vincenzi, faccio anche la parte di Don Vincenzo. Renzo Arbore chiede al nonno, Don Vincenzo, ma è possibile perché questa città nessuno può fare niente? E quindi si parla degli eterni paradossi della nostra città. Una delle canzoni emblematiche è A gente è buona. La storia di questo film è questa. Questo ragazzino napoletano che ama il blues va a New York in America per fare esperienza di blues, poi quando torna a Napoli scopre che i suoi amici di musicisti per sbarcare il lunario suonano ai matrimoni, rimette insieme la band e trova le poesie del nonno Don Vincenzo. Don Vincenzo dice che le poesie gliele ha dette in sogno Totò, il grande maestro. Quindi Renzo Arbore fa l'intervistatore del nonno e Lino Banfi invece fa il preside di questa scuola di Viale Augusto. Insomma, il brano A gente è buona dice questo: A gente è buona, povera gente, non tiene colpa perché non conta niente, ma A gente è buona, povera gente, solo chi comanda è malamente. A gente è buona ma è sfortunato, non tiene colpa. Non tiene peccato, ma la gente è buona, povera gente, solo chi comanda è malamente. L'ultima strofa dice: se fosse vera, non ci volesse niente, bastasse solo che avutasse vinto e comandasse solo la brava gente, e a sotto loro i malamente. Il succo di questa canzoncina è questa: è un alibi quella di prendersela con il potere, con chi comanda, ma chi comanda sta là perché noi l'abbiamo messo là. Quindi c'è un legame fra la base, la gente comune e il potere. Ogni comandante ha l'esercito che si merita e ogni comandante ha l'esercito che si merita, in linea di massima. Poi se ci sono delle eccezioni, ci saranno delle eccezioni, ma in generale è sempre così. Amsterdam, Oslo, Copenaghen, spesso nei dibattiti che si fanno in televisione si sente parlare della Germania, ma vi siete mai chiesti perché in Germania, in Olanda, in Svezia le cose più o meno funzionano e perché in Portogallo, in Italia, in Grecia no? Guarda caso, sono tutti posti che stanno al sud. E allora voi direte: e che vuol dire? Che al sud sono stupidi, al nord intelligenti? No. È una maturità sociale che porta queste nazioni come l'Olanda, come la Germania, come la Svezia a essere più attivi, propositivi, coscienti e consapevoli, a condizionare soprattutto il potere. Uno svedese che opera nel campo politico e che ha avuto l'incarico dalla gente, ma si guarda bene dal rigare dritto, da non rigare dritto, cioè veramente opera in ogni momento della sua attività in funzione del bene comune. È un atteggiamento, è un modo di essere, di pensare, di maturità di una società, di una collettività. Ci arriveremo pure noi, piano piano ci arriveremo pure noi. Non bisogna essere pessimisti, bisogna essere ottimisti. Però il vero ottimista è quello lì che analizza la situazione, il problema in modo oggettivo, implacabilmente oggettivo. Io ho tutti amici d'infanzia, mio ostino è essere circondato da amici d'infanzia. Magari scalcinati, magari non addetti ai lavori, magari non esperti, ma dalla prima ora sono stato circondato da amici d'infanzia, tipo Giorgio Darmanin che sta qua, Enzo Scrima, ci sta Franco De Lucia, che abitavano di fronte a me, c'è il cortile, c'è Massimo Tassi che sta facendo il riso, ciao agliù. Qualche decennio fa, a un certo punto dovevamo andare a Milano e c'eravamo una macchina per andare a Milano, alla partita del Napoli. Eravamo tutti quanti entusiasti. A un certo punto Lino D'Antonio ha detto: un momento, voglio, qua ci sta questa ruota qua che non va bene.
Ma Bolini, sei pessimista. No, ragazzi, qui non si tratta di essere pessimisti. Questa ruota, no. No, Linia, non fa uscire la Roma alla Curia. E ci mettiamo in macchina. Arrivati a Caserta, la macchina schiattò e quindi non ci arrivammo. Allora, per essere ottimisti e propositivi bisogna essere implacabilmente... qual è il termine giusto? Realisti, oggettivi, cioè analizzare bene il problema. Quindi non ci facciamo illusioni, non pensiamo che arrivi qualcuno con la bacchetta magica e ci risolve il problema. Ogni tanto noi ci speriamo, lo auguriamo. De Magistris, per esempio, è una persona entusiasta, piena di entusiasmo, piena di buone intenzioni, però diciamo che il problema evidentemente è molto più grave di quello che sembra. E quindi sì, ci starebbe San Gennaro, che è sempre lì, che è sempre l'ultima carta da giocare. E infatti ogni tanto faccio qualche preghiera a San Gennaro. Però al di là adesso dei santi, diciamo che il vero ottimista è quello che analizza bene il problema prima di parlare, prima di muoversi. Ciao Edoardo, sono un tuo fan storico, sono Fernando. Volevo farti una domanda. Ecco, l'ultimo video messo su YouTube, Al diavolo il grillo parlante, ha portato molta ironia, ha portato un po' di scompiglio su Facebook, su tutta la rete. Questa canzone sarà un anticipo di un futuro album con tanta ironia, come hai sempre fatto? Sì, sì, molta ironia. Ecco, perché questa è la cosa più eccezionale. Perché... È chiaro che, come dicevo prima, io ironizzo sempre nei confronti dei buoni, sì. Perciò poco fa ho citato il brano del 73 che faceva ai festival di lotta continua, no? Quando andavo ai festival di lotta continua io non cercavo l'adesione, ma volevo provocare, e quindi dicevo: arrivano i buoni, senza servi né padroni, senza guardie d'assassini, d'ora in poi tutti uguali. Arrivano i buoni, hanno fatto un elenco di tutti i cattivi da eliminare. Quindi diciamo che il mio compito, se ammesso che abbia un compito, o come lo sono preso io il compito, lo sfizio, è quello di ironizzare sul potere, sui buoni. Perché è inutile che me la piglio con i cattivi, tanti cattivi si sa che sono cattivi. Certo. I cattivi sono cattivi e basta. O presunti buoni. I presunti buoni. Io me la piglio cioè ironizzo sui buoni, proprio perché penso che anche i buoni hanno bisogno sempre di fare autocritica. E quindi il senso, e poi tieni presente che questa canzoncina fa parte del nuovo musical di Pinocchio. Io quando ho avuto la fortuna di mettere in scena 5-6 anni fa il Peter Pan, ho preso le 10 canzoni dell'album, sono solo canzonette, e ne ho aggiunte altre. Adesso sto prendendo le 10 canzoni dell'album Burattino senza fili, che è la favola di Pinocchio riveduta e corretta, e ci sto aggiungendo altre canzoncine, fra una che parla di Lucignolo, il mio nome è Lucignolo, con il lumicino che ho, Lucignolo, vi guido attraverso le parti oscure della città, vi diverterete come pazzi nei posti proibiti della città, questo è Lucignolo. E poi c'è la canzoncina sul grillo parlante, Pinocchio lo sa che il grillo parlante ha ragione, lo sa Pinocchio, lo sa che il grillo parlante dice delle cose sagge, però Pinocchio è un irresponsabile, non solo, ma non vuole sentirsi fare lezioni di morale, per cui gli dà una martellata, secondo Collodi, al diavolo il grillo parlante, al diavolo chi ci fa le lezioni di morale, e tutto sommato al diavolo in questo momento chi pensa di poter risolvere i problemi dell'Italia semplicemente facendo tabula rasa, perché come vi dicevo prima il problema non è solo all'apice della piramide, il problema è la base, quindi implicitamente quando tu dici che al governo ci sta Alibaba e 40 ladroni e dici che l'Italia è fatta di deficienti, o comunque che la maggior parte degli italiani, la soluzione sarebbe, ma noi i deficienti, gli irresponsabili, gli imbroglioni, li bypassiamo e scegliamo soltanto i bravi.
giusto, non fa una piega, è perfetta come, come soluzione. Io però ironizzo anche su questo, è giusto che ironizzi su questo, non ironizzo sui ladroni che stanno, che sono cacciati, che sono dei disgraziati, anzi che dovrebbero essere messi al bando, tanto ci, questo è convenuto, ironizzo su chi invece ha le buone intenzioni. Perché lo faccio? Perché ha già fatto sempre questo, perché è giusto che faccia questo, perché è giusto che provochi, devo provocare. Grazie Edoardo. Ci vorrebbe anche un ritorno di un nuovo capitolo di Gio, comunque, vista la situazione a Napoli. Grazie. Però Edoardo, no, volevo dire una cosa, questa cosa che ha detto Edoardo mi ricorda una cosa che credo abbia detto Oscar Wilde, che dice: chi vuole dare buone intenzioni è perché non è più in grado di dare cattivi esempi. Domenico, un fan storico, ho portato mia figlia, ogni volta che entro in macchina la prima cosa che mi dice: papà, metti Edoardo Bennato, sempre, a 4 anni e mezzo su. Ma al diavolo il grillo parlante non è solo una canzone contro i moralisti, i fustigatori di coscienza, insomma, di quello che hanno la verità, ma anche contro quelli che non hanno mai dubbi. E Bennato di questo è un maestro, insomma, ha sempre predicato abbi dubbi, insomma. Attraverso i dubbi si costruiscono le grandi certezze, si cresce e quindi si costruisce anche un mondo migliore. Secondo me è una canzone opportuna, che poi tra qualche anno gli daranno sicuramente ragione, perché effettivamente, insomma, prendere le distanze da un presunto predicatore, secondo me, insomma, voglio dire, si scaglia contro tutti e tutto, senza poi alla fine, insomma, prendersi le dovute responsabilità. Io penso che abbia fatto un'operazione, è vero che fa parte del nuovo musical, eccetera, cioè, ma Edoardo Bennato guarda lontano e le cose le anticipa, in effetti, quindi penso che sia. Oltretutto anche il fatto che sia molto chattato su internet lo dimostra, che sta creando un certo interesse e una certa polemica anche dovuta. Ok, ti ringrazio della stima. Ci sono altre domande, perché ci sono anche dei colleghi che poi devono fare delle interviste personali per ragioni di lavoro, quindi se, prego. Buonasera, Luigi Esposito di Radio Club 91. Ciao. Volevo chiedere, lei parla spesso della fortuna di nascere a Napoli, ma oggi in cosa consiste esattamente questa fortuna e in che modo i napoletani possono percepirla? Chiaro, Napoli ti dà grande energia, grande vitalità, e poi questa capacità di, appunto, di autocritica, questa filosofia di vita. È vero, a volte non è sempre vincente, perché questa filosofia può essere anche vittimismo, fatalismo, che poi porta all'assistenzialismo, alla prevaricazione, alla violenza. Però io, per quanto mi riguarda, sono orgoglioso e contento di essere nato a Napoli. Cioè, il posto è vivo a Napoli. Vivo a Napoli anche se è rischioso. È vero, sono un personaggio così più o meno conosciuto, però vi citerò un episodio di qualche mese fa. Avevo accompagnato una mia amica, io abito a Bagnoli, avevo accompagnato una mia amica a Cavaleggeri, nel quartiere di Cavaleggeri. Da parecchie volte che l'accompagnavo. Quella sera però avevo una macchina nuova, confesso il mio peccato, mi ero concesso il lusso di noleggiare, se mi noleggio a lungo, di una macchina bella, una bella macchina. Ferrari? Cioè, una BMW, una Ferrari, pure addirittura fai andare. Comunque, avevo commesso un peccato, lo confesso. E quindi mi accingevo poi a uscire da Cavaleggeri, a un certo punto c'era una macchina che mi seguiva. E allora sono uscito dal rione di Cavaleggeri, ho preso lo stradone che porta verso Bagnoli, poi ho girato a sinistra dopo il ponte della metropolitana, e questo sempre dietro. A un certo punto mi sono messo, mi sono fermato e l'ho fatto passare. Però dopo un po' questo è tornato con i fari accesi. Mi ha puntato i fari, si è avvicinato, ha abbassato lo sportello e mi ha detto: che ci facci vinto quartiere mio?
Allora, la prima, il primo impulso è stato quello di rispondere è a te che tu non vuoi. Invece poi mi sono, come si dice in gergo, misurato la palla. Siccome c'era la macchina nuova, ho detto no, ci ha accompagnato una amica da mio, in perfetto dialetto napoletano. Perché dovete sapere che parlo bene il napoletano. Quindi questo qua ha detto, oh, e come si chiamava? E poi ha cominciato a armeggiare con il cellulare. Ora ho pensato, questo adesso chiama qualche amico suo, no? Perché come stiamo mo, la macchina non me la può prendere. Ha bisogno di qualcuno che viene. Allora ho approfittato di questo sbandamento e me ne sono fuiuto. E voi direte, perché te ne sei fuiuto? Voglio, ma che aveva fatto? Vivo a Napoli, quindi vi ho citato questo esipodio, come direbbe Totò, per farvi capire che a Napoli la vita non è facile. E c'è bisogno che ciò dici tu che la vita non è facile a Napoli. Comunque, volevo dirvi che anche per me è facile, ecco, non è facile. Però comunque non cambio città e vivo a Napoli. Domande oppure facciamo delle... Volevo solo chiedere una cosa. Prego. Tu prima hai parlato dell'incendio lì allo Sferisterio che ho vissuto per tante ragioni, anche per l'età, e poi parlavi si incendierà qualcosa oltre questo. Poi c'è stata la famosa parentesi che io ho sempre apprezzato e ho portato ad esempio, la presenza il periodo di Gio San Natale, dove tu dici una frase bellissima che io ripeto, che non si salva nessuno, che le dici nemmeno tu, neanche io. Cosa ne pensi ancora di questo che scrivi? Ah, perché è giusto che ci sia anche tu in mezzo, cioè, perché tu no. Ma è bellissima la risposta. Come salva me? Okay. Cioè, certo. Non si salva nessuno. No, ma neanche io. Per cui, ecco, questo è molto bello. Sì. Che... È una risposta vera questa. Sì, le canzoni di quell'album sono appunto Nisciuna, Gente Buona, Sotto via la Gusta che ci sta, Ubbidioco all'acqua. Ma lì viene fuori la tua napoletanità. Sì, a me mi fece molto piacere qualche anno fa, ero con mia madre, da Renato Carosone, perché lo andavo a trovare ogni tanto a Roma, lui dipingeva pure, e lui fece questo concerto a Napoli, mi pare che fosse al teatro, dunque, al Delle Palme. No, al Delle Palme. A un certo punto nei camerini Renato Carosone, sta pure mia madre, disse signor, chi è il mio erede? A me fece molto piacere perché essere l'erede di Renato Carosone, anche se in generale io non sono molto preso in considerazione come autore di canzonette in napoletano, però l'album di Gioia Sarradaro è tutto in napoletano. Perciò è bello, una bella parentesi che potrebbe tornare. Sì, tra l'altro te ti chiamano rinnegato per quella ragione che sappiamo. I tuoi fratelli Torero come o, racconti o tu fa l'americana, cioè il pezzo Sotto via la Gusta potrebbe averlo scritto Nisa e faceva i testi per Renato Carosone. I sto i gas a fu rigrut e vules una risposta per piacere si qualcuno vuoi usare mo dicesse Sotto via la Gusta, dove c'è sta? Ecco, è ancora un mistero. Se tu passi adesso per via la Gusta, ci sta questa struttura bellissima, perché fino a qualche decennio fa c'era sempre sotto il materiale rotabile, però su non c'era una stazione, c'era una specie di ascensore. Adesso hanno speso ancora altri soldi, però non si capisce se questo treno c'è, a che ora passa, chi lo prende. È ancora un mistero. La linea che passa per la riviera di Chiaia, c'è stato... dovrebbe essere quella. Sì, quella penso. La famosa LTR, linea tranviaria veloce. Veloce. Che si è fermata poi. Il paradosso è questo, il paradosso è che in città moderne come Zurigo, come Amsterdam, come Stoccolma, ci sono i famosi tram. Perché il tram è l'antesignano della viabilità, cioè no, senza inquinamento, no, come si dice? Ecologica, ecco. E quindi nelle città del nord Europa il tram c'è, noi invece l'hanno lavato il tram e abbiamo
la linea tranviaria veloce, che poi in effetti è sullo stesso asse della, della metropolitana della Comana. Però, ripeto, spesso i progetti vengono realizzati, concepiti e poi realizzati non a, a vantaggio della comunità, ma quasi, sì, giusto per in quel caso lì l'LTR era con i proventi della, dei mondiali di calcio del 90 e quindi era, diciamolo pure, fatta da un gruppo di personaggi senza scrupoli che utilizzavano questo denaro pubblico per trarne vantaggio. Bello anche quell'accenno all'architetto del, del secolo scorso, che poi si investì sull'industria a Napoli invece di investire sul turismo. C'è tutta una storia, c'è anche Matilda Cerà in mezzo a questo. E purtroppo poi dopo si è visto il fallimento. Sempre quella con l'investimento turistico, col porto di cui parlavo, che sarebbe stato stupendo. Va bene, grazie, scusami. Grazie a te. Allora, come abbiamo anche qualche collega, deve fare qualche intervista personale con Edoardo, non vorrei, però se ci sono altre domande tecniche sui concerti, c'è qualcun altro che deve dire qualcosa? No, mi sembra di no, per cui io vi ringrazio, passiamo, abbiamo qualche collega. Va bene così. Va bene.